E ciao a tutti tecnicisti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere insieme come poter recuperare un file che avete eliminato dal vostro cestino di Windows 10 oppure da un vostro hard disk, una vostra chiavetta, oppure una qualsiasi unità di archiviazione. Bene, per farlo andremo a utilizzare questo programma che si chiama Stellar Photo Recovery Professional, io la versione 9.0. Vi dico che questo è un programma che mi è stato consigliato da diversi esperti informatici, che ha funzionato. Ho anche provato io dietro le quinte a fare un test ed effettivamente ha funzionato anche con un amico che appunto mi chiedeva di recuperare un file e questo programma è stato veramente utile e quindi ho deciso di portarvelo anche a voui. Adesso, qui ho un file, come vedete ci sono dei numeri all'interno, test recupero. Ops, questo file mi serviva un sacco, però ho svuotato il cestino e non c'è più. Quindi, recupera foto, audio e video. In realtà recupera anche altri file, abbiamo visto. Andiamo a dirgli dove dobbiamo prenderli. Quindi, in questo caso, io gli vado a dire questo, perché il desktop è qui. Scansione. Ci metterà un attimino perché chiaramente va a scansionare tutti i contenuti sovrascritti nell'hard disk, ma come vedete è attivato perché non appare nessuna scritta demo, ok? È già attivato. E quindi il fastidioso limite di un gigabyte che potete ripristinare è rimosso e potete ripristinare quanti giga volete. Ok, quindi come vedete in 2 minuti circa ha trovato 27.136 file in 1538 cartelle per un totale di 45 giga di dati recuperabili. Bene, se noi guardiamo quindi adesso sulla sua directory, andiamo in Recycle Bin per esempio, vediamo tutta una serie di file che però hanno i nomi cambiati perché chiaramente sono stati sovrascritti e che noi possiamo ripristinare. Non so, vediamo questo, che cos'è? Ok, qua quindi clicchiamo su recupera, selezioniamo sfoglia, My Computer, mettiamo il nostro desktop, quindi hard disk. No, si tratta di desktop, eccolo qui, selezione, inizia il salvataggio. No, non me lo fa fare sul desktop, quindi andiamo in My Computer, proviamo a metterli sull'hard disk della VD Blue, selezioniamo questa directory, inizia il salvataggio. Ci metterà un attimino di tempo. E come vedete, non vi nascondo, dopo un certo periodo di tempo mi è stato recuperato il file dallo stesso programma che ha appunto recuperato il file dal cestino e ripristinatolo nell'hard disk dove gli ho indicato. Bene, quindi se avete domande lasciate un commento, lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate anche la campana delle notifiche. Sono disponibile, se non funziona qualcosa, ad aiutarvi immediatamente. Un saluto a tutti da Tecnomusic Evolution, è tutto.